dalla bandierina di sinistra, molto vento a Empoli, il cocco è corto per Dima che scambia ancora con Ciala, arriva al cross di prima, in mezzo Turam! Marcus fuori gioco di Turam sulla spizzata di testa di Lautaro. Turam porta vuota in sacca, ma subito si alza la bandierina del guardialine. Vediamo Ciala, Dima, qua tutto regolare, cross. Sì, fuori gioco. Spizzata di Frattesi. Di Frattesi e avanti. Di Turam. Giusto. Adesso ci sarà chiaramente il fuorigioco, quello semiautomatico con la tecnologia, ma non ci sono dubbi, insomma, l'abbiamo visto, il gol è sicuramente irregolare. È tornata un po' a premere l'Inter, Sì. È tornata a premere dopo 20 minuti circa di pausa, fisiologica comunque, io gliela do. Tu intanto calcio di punizione per l'Empoli però. Sì, fallo di Pavard, calcio di punizione tre quarti centrale, fallo su Cambiaghi. Tre quarti centrale, siamo una quarantina di metri da Pavard, arcigno, molto arcigno ma falloso anche un po'. Tutto pronto per la punizione, vediamo se sarà un tocco corto, un lancio in area di rigore o se addirittura qualcuno vuole provare a tirare, ma siamo veramente veramente distanza lontani, distanza siderale proprio, quindi. No, ma sarà un cross dentro l'area di rigore, c'è Baldanzi sul pallone, anche tira. Marin, se non vedo male. Baldanzi col mancino, rincorsa più breve, Cambiaghi col destro, rincorsa un pochino più lunga. Vediamo un po', tutta l'Inter limite dell'area, arriva Marin che prova al destro, insomma, segnare alto sopra la traversa, segnare da lì, devi fare proprio il gol dell'anno. Aveva ragione Thomas, che avevi capito che stavano pensando al tiro, Marcello, era impossibile però da lì. Vabbè, sono quanti metri sono? 40 metri da lì. 40 metri, sì, 40 metri tutto. Cioè, devi essere proprio un bello stoccatore per fare gol. Ci hanno provato, ma insomma. Ancora Empoli però. Sì, abbiamo perso una brutta palla. Attenzione ora Frattesi al limite dell'area, si avventura in un dribbling, lo fa benissimo, però gestisce un pallone non facile. Palla sulla sinistra per Di Marco, vediamo se riusciamo a alleggerire. Buono, 1-2. Dima sulla sinistra, viene però recuperato. Dima va giù, allora, calcio di punizione, il fallo ancora di Marin, ne ha fatti parecchi, il numero 18 dell'Empoli, tre quarti di sinistra, buono però il lavoro di Di Marco che come al solito si spende tantissimo, tutto pronto per il cross dalla sinistra, buono anche il lavoro di Frattesi al limite dell'area di rigore, nero-azzurra in mezzo a due con la suola, va via due avversari rischiando anche molto, però fa tutto molto bene, poi fa ripartire l'azione dell'Inter, Ciala corto per Bastoni, tre quarti di sinistra, tutto l'Empoli chiuso, ancora Dima, posizione di cross, non crossa, cross adesso, arriva il cross lungo sul secondo palo, Turam, Lautaro era lì, se ne accorge dopo dell'arrivo del pallone, un attimo troppo in ritardo, ora c'è fallo di Pavard, non c'è fallo di Pavard, però è fallo, Pavard chiedeva un fallo a favore, ora Acerbi insegue, attenzione che Acerbi già ammonito, deve solo tenere lì il pallone, ok? Poi Turam ruba palla, ora Lautaro, limite l'area di rigore, Lautaro, può puntare l'avversario, Lautaro palla sul sinistro, non riesce a indirizzare verso la porta, poi Dima, rubata palla di Marco, vediamo se riparte l'Empoli con Baldanzi, c'è l'ottima chiusura di Ciala, poi Bastone all'indietro, torniamo in possesso palla, questa era una grandissima occasione, Lauti ha provato il dribbling uno contro uno al limite dell'area di rigore, non ha avuto la lucidità per saltare l'uomo, si è spostato la palla sul sinistro, però non ha trovato lo spazio per calciare, è stato chiuso, ora c'è questo cambio di fascia molto buono su Di Marco, ancora l'ennesima sovrapposizione di Mkhitaryan che salva un pallone che stava uscendo, molto bravo Miki, pallone all'indietro per Di Marco, chiede l'1-2 a Bastoni, tre quarti centrale Bastoni, allarga tutto sulla destra per Darmian, si deve impegnare per andare a prendere questo pallone, lo fa, lato corto dell'area, va a puntare l'avversario, ne ha due addosso e allora pallone ancora all'indietro per Pavard, Basto, controlla, palla orizzontale per Ciala con la suola, sbaglia tutto Ciala, non si capisce con Miki, riparte l'Empoli, attenzione che siamo un po' scoperti, sulla sinistra, spendi, va a cercare Baldanzi, pallone troppo lungo, buona la chiusura, la diagonale di Bastoni, palla Sommer. 39 dunque sul cronometro, ancora 0-0, è chiaro che trovare il gol, Thomas, prima dell'intervallo sarebbe importantissimo. Sì, è importantissimo, adesso l'Inter ha ripreso a giocare e aspettiamo una giocata anche del singolo. Comunque mi sta piacendo anche nelle uscite l'Inter, è molto ordinata in campo e manca solo il gol. Ecco, gran palla di Ciala per Frattesi, la parata di Berisha!
Che genialata di Ciala in verticale per l'inserimento sulla destra di Frattesi. Frattesi si vede chiudere lo specchio da Berisha. Palla, vediamo se poteva darla in mezzo. No, non poteva darla in mezzo, poteva fare solo quello. Infatti Turan si è un po' lamentato. Frattesi gli ha detto: cosa potevo fare? E ha ragione Frattesi, cioè più di così non poteva fare. C'era il portiere in uscita, lo specchio era strettissimo. Qui intanto rivediamo il gol annullato a Turan. Non è di tanto, eh? Il piede. Un piede e una gamba, mezzo corpo. Forse in quest'ultima occasione Filippo poteva arrivare sulla palla Lautaro se fosse stato più presente, perché sulla ribattuta... Quale? Sull'azione di Frattesi. Attenzione all'Empoli, la chiusura dell'Inter, buona. Scusami Paolo. Un'azione così clamorosa questa. Quale, Marcello? No, dico questa che abbiamo appena descritto, di Frattesi, era così clamorosa, Come occasione dici? Sì, doppia parata del portiere. Vabbè, si è inserito bene Marcello Frattesi. Sì, si è inserito bene, ha tirato addosso al portiere. Trova il portiere, però Lautaro... Non la vedo così clamorosa. Una conclusione. Marcello, stavo dicendo, Lautaro sulla ribattuta è stato... No, me l'ha perso. Lautaro ha esitato un bel po', poteva anticipare il portiere o cercare di farsi fare. Sì, vabbè, ma lì Frattesi è tirato direttamente, cioè non è che ti aspetti che poi... va bene che lui è uno reattivo, però insomma lì ha tirato il suo portiere, il portiere ha respinto, non è che può essere, non è che flash, comunque adesso Martinez sta diventando un dominio. Allora cosa ti dico, su va a me è piaciuto molto Ciala in mezzo, è andato su ogni pallone eccetera eccetera, 6 e mezzo. Mi è piaciuto comunque Dima sulla sinistra, Stantuffo comunque sempre presente, tanti cross eccetera, 6 e mezzo. E il terzo tra Darmian e Bastoni. Ci metto Bastoni, perché comunque sulla fascia sinistra l'Inter ha spinto tantissimo, sulla fascia destra molto meno, e quindi do un 6 e mezzo anche a Bastoni. La fascia sinistra più Ciala in mezzo, che insomma ha fatto girare la squadra. Quindi molto bene. Calhanoglu, Di Marco e Bastoni, siamo d'accordo? Io avrei premiato Frattesi, perché si è inserito 2 o 3 volte in modo molto, molto prepotente. E lui è molto bravo a fare questo. Sì, però se per 20-25 minuti non si è visto. Sì, no, parlo per le 3 occasioni, per i 3 inserimenti che lui ha fatto. Sì. È molto bravo a fare questo, Filippo, mi piace. Sì, no, è bravo, ma infatti non è uno da bocciare, però... Sì, no, non da bocciare, dico... L'avrei premiato io per questo. E i down, sinceramente, non ne ho, nel senso che gli altri sono tutti sul 6, 6 più, Mkhitaryan 6 più, Frattesi 6 più, Lautaro 6, Thuram 6... Darmian 6 più, cioè sono tutti più o meno sulla stessa linea d'onda, dai, diciamo così. Stiamo non metto giù nessuno. Va giù nessuno, giusto? No, giusto. Marcello? Non c'è stato. C'era qualcuno da mettere giù? Sì, me non avrei bocciato nessuno. Chi c'era da bocciare? Chi è che ha sbagliato? Che ha fatto degli errori? Sono tutti sulla sufficienza. Tutti sulla sufficienza, perché comunque la partita l'ha fatta l'Inter, obiettivamente, ma guarda, ripeto, guardate lo score, 13 tiri contro 3, tiri in porta, l'Inter 4, l'Empoli 0, cioè, ma possesso palla, 65% Inter, l'Inter l'ha dominato, quindi... Vi sto aprendo anch'io, così. Marcello, i dati che elencavi, effettivamente, guardando i numeri, è così, insomma, tiri totali 13-3, tiri in porta 4-0. Cioè qui non si tratta di essere fare superstizioni o di fare la cabala contro, no? Cercare di gufare. Cioè è evidente che l'Inter prima o poi il gol vince 1-0, vincerà 1-0, vincerà 1-0 per dire, però vincerà, perché è evidente la superiorità. Se vogliamo fare una critica, 13 tiri in porta, 4 soltanto nello specchio, un po' di imprecisione semplicemente. No, ma poi quello di Darmian preso sulla linea. Cioè dai. Beh, quella forse è l'occasione più grande del primo tempo, adesso è chiaro che quello che dice Marcello è giusto, nel senso che è dato di fatto che l'Inter ha dominato il primo tempo. Cioè io ho fatto un discorso obiettivo, Filippo, che ho fatto un discorso di parte. No, ma è così, cioè è chiaro, l'Inter ha dominato, non ha segnato, il punteggio è 0-0. Il problema è che le partite di calcio, e questo lo sa anche Marcello, anche se non lo vuole ammettere, ma lo sa benissimo perché ha più anni di me, le segue da più tempo di me. Le partite di calcio, purtroppo, per chi domina le partite, possono andare in qualsiasi modo se sei 0-0. Cioè, basta un calcio di punizione, un errore della difesa,
un qualsiasi cosa e tu sei sotto e devi rimontare. Non è che le vinci automaticamente perché le stai dominando. Quindi, sì, però Filippo, devi creare i presupposti. L'Empoli non sta creando i presupposti ma per un risultato sorpresa. Ma no, cioè. Marce, non è quello. Il problema è che se tu tieni una partita in bilico può andarti di sfortuna, puoi fare un errore e la partita, anche se l'hai dominata, magari non la vinci. Quindi l'abbiamo viste mille volte queste cose. No, cioè, non è che... Soprattutto se sei sullo 0-0, l'Inter deve spingere, puoi perdere la palla e riparte un contropiede, ti possono anche punire, È così che nasce il gol, che certo, può nascere poi il gol. Il resto, quindi quello che ha detto Paolo, quello che ha detto Marcello, tutto vero, nel senso è andato di fatto. Per me l'Empoli punta a fare la stessa partita nel secondo tempo e portare a casa lo 0-0. Questo è quello che vuole fare l'Empoli. Certo, però neanche andare neanche a far trovarci il gol, ma anche perché non ci sono non vedo proprio nel gioco dell'Empoli la possibilità di andare a creare delle occasioni. Non stavo scherzando, ne stavo gufando quando dicevo questo, c'è da dire un'altra cosa. Che l'Empoli ha avuto anche dei rimpalli favorevoli in area, delle situazioni molto favorevoli, ha avuto una congiuntura favorevole, fortunata, per riuscire a mantenere il risultato. Oltre all'imprecisione un po' dell'Inter, che ha tirato molto fuori, con Frattesi, con Çalhanoğlu, tiri forti ma lontani dallo specchio della porta. C'è stata un'imprecisione anche. Sì, sì, è vero Thomas, cioè, se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, l'occasione di Darmian è la più pulita. Sì, sì, no? Poi non è che hai centrato molto la porta, cioè, se penso a Berisha non penso a un portiere che ha salvato l'Empoli, è stato bravissimo a chiudere abbiamo calciato uscita, da fuori però ci sono state delle imprecisioni, però è importante essere lì, Fede, perché devi star lì, poi dopo addrizzeremo la mira vedremo un attimino, però bisogna stare tranquilli adesso, ripartire con lo stesso piglio come abbiamo iniziato il primo tempo e sbloccare questa partita fondamentale il più presto possibile. Magari qualche scelta sbagliata, no? In alcune occasioni Frattesi che non passa la palla a Thuram. Sì, certo, quelle sono imprecisioni, però sai, quando si è in campo noi siamo qua fuori a guardare, anche con la coda dell'occhio magari non l'ha visto. Ma lì Frattesi, cioè, lì pecca di egoismo, ma perché lui il tiro ce l'ha, vede la porta, la inquadra in velocità, dice ci provo, non è che l'ha fatto per cattiveria, non no, no, certo, Marcello, certo. Però sarebbe stato più intelligente dare la palla a Thuram, ma lui è arrivato dicendo vedo la porta, ci provo. Sì, chiaro, lui l'ha fatto per quello. Però dai, sono convinto che nel secondo tempo... Ma dai, tanto si vince, ci metteremo un'altra marcia adesso, dai. Ah sì, adesso si vince e si vince anche largo, dai. Anche, perché devo andare a più 5, sì. Perché a più 3 già incomincio a... Però a più 5 già incomincio a essere un po' più... Ci vai di sicuro. Alla luce della sconfitta della Juve, tu oggi devi vincere per quindi per tu stai vedendo... No? Sì, no, solo la Juventus. Sì, io guardo solo la Juve e lo continuo a dire. Voi ditemi cioè, quello che volete. Le altre squadre non le guardo. No, io guardo il Napoli, anche il Napoli. Io guardo la Juve con una partita a settimana. Ecco, guarda gli altri. Guarda il consiglio che ti stanno dando gli amici in questo, studio. Guarda anche gli altri. Questo guarda è un mio pensiero. È un mio pensiero. Lui stava facendo come due anni fa quando non guardava il Milan. Ti ricordi? Non ha raggiunto più, ha perso il campionato. Sì, vabbè, lì abbiamo dato tutti i meriti anche al grande Pioli, infatti sto vedendo cosa sta combinando adesso. Abbiamo regalato il campionato, quindi grazie a Leao e Maignan che hanno fatto delle cose giocano con Milan. Grazie anche sì, no, certo, certo. Ma tutto grazie questo merito al grande Pioli che ha tenuto questo gruppo e io secondo me, e lo ripeto, non è stato così e adesso oggi stiamo tirando via i sassolini dalle scarpe. Anche se comunque il Milan ne ha vinte 4 su 5. Sì, ne ha vinte 4 su 5, certo. Come ha incontrato la prima appena non ha fatto un tiro in porta. Io ho fatto già i conti, 4 su 5, facendo una bella partita con Newcastle. Però ripeto, come ha incontrato una squadretta appena prendi 5 pere e non tiri mai in porta. No, noi abbiamo incontrato, scusami, Bologna, Torino e Roma. Ah, certo. Bologna, Torino e Roma, scusami, certo. Oltre l'Inter. Sì. E abbiamo 10 partite con le quali finiamo gli scontri importanti. Certo. Mentre voi iniziate dopo l'ottava, farete 24 punti, però voi iniziate dopo l'ottava. Quindi poi c'è anche questo conteggio che ha fatto Paolo, il calendario, no? Arrivare qua e fare, cioè non segna mai l'avversario, fate 24, Milan, ma neanche le elementari fanno così, cioè, sto parlando del fate Milan. 24 punti su 24, non segna mai nessuno contro di voi, segnate poi 20 vedi. Gol a partita, siete più forti, più bravi, non ma vi non sconfigge è vero, poi nessuno, vedi, poi
vedrai che farete 8 punti, 8 vittorie e 3 consecutive, però dopo arriverà il difficile. Cioè lui si è già scritto il calendario, cioè già Paolo sa già come finisce, insomma, ha già fatto tutti i calcoli matematici. Infatti ho pronosticato... Quanti punti fa la Juve? Scusa, visto che hai fatto tutti questi calcoli, quanti ne fa? La Juve. La Juve quanti punti fa? 82. Visto che hai fatto tutti i calcoli. 82. Ah, tu addirittura sai i punti finali, grandissimo. E arriva seconda. È già a maggio, Ah, quindi il Milan non arriva neanche secondo. Cioè, arriva mamma mia, non capisco se sono gufate generiche agli altri o se piangi già la quarta giornata. Quarto posto mi va benissimo. Quarto posto, vabbè. Mamma mia, chi non ha mangiato. Adesso stai esagerando. Scusami, non ho sbagliato. Qui la tua tabella è Inter, Juve, Napoli e Milan. Ma l'ho pronosticato a 7 gol. Non c'ero quella sera, non me lo ricordo. Quindi, adesso. L'unico è stato. Fatti che ha detto Milan la Bargigia. Ma tu quando vai. No, per capire, tu quando vai in udienza, no, avvocato. Dici all'altro avvocato, tranquillo, vinci tu, non ti preoccupare, sei più bravo di me, hai già vinto tu, è inutile che facciamo l'udienza. Il calcio è più... Chiudo lo studio. È più prevedibile il calcio, sulle forze, quindi l'idea dei magistrati può essere sempre 1x2 in qualsiasi situazione. Non ti esprimi i pronostici, lasci perdere. Va bene, tribunale di pubblicità, ragazzi, torniamo tra pochissimo con il secondo tempo di Empoli-Inter, perché le squadre sono pronte, qui la bella parata di Berisha, il calcio d'angolo. Marcello, sei ancora della tua idea o questo Empoli un po' più... Non ti sentiamo. Si fa un pochettino adesso più vedere, però ha ragione Paolo, se si allungano le squadre in contropiede l'Inter è micidiale. Calcio d'angolo allora, torniamo da Filippo. Sì, Empoli momentaneamente in 10 perché Smaili non ce la fa, vediamo se fa il cambio. Sì, credo abbia fatto il cambio Andrea Zoli. Quindi si ristabilisce la parità numerica, anche se non mi aiuta la grafica in TV. Ismaili non ce la fa, esce, entra al suo posto Valukiewicz, arriva il cross, poi Di Marco! Mamma mia che gol di Federico Di Marco! Palla che arriva al limite dell'area di rigore, lui in corsa ci va incontro col sinistro di prima intenzione, tiene giù il sinistro e lo mette sotto l'incrocio dove non ci può arrivare Berisha. Un gol clamoroso di Federico Di Marco. Che gol di Dima! Mamma mia che gol di Dima! Mamma mia, lo voglio rivedere in questo gioiello. Questo gioiello di Di Marco. Rivediamo il cross di Ciala. Mette fuori Luperto. Mamma mia, che roba, ragazzi. Che giocatore questo qui. Stupendo il gol di Federico Di Marco. Ma come gira la palla. Mamma mia, che gol, stupenda. Veramente un gran gol di Di Marco. La presa di esterno. Calcio d'angolo dell'Inter. La palla che viene deviata e respinta fuori dall'area di rigore. Qui però c'è Di Marco che arriva con il sinistro esterno di controbalzo, anzi forse neanche direttamente al volo. La prende al volo. La prende col sinistro, la tiene il piede giù per dargli il taglio. Gli dà questo taglio con il sinistro, la palla si infila qui sotto l'incrocio dei pali. Inter in vantaggio dunque, Thomas. Il difficile era sbloccarla. Sì, era difficile. L'Inter ce l'ha fatta. Un'occasione incredibile su un calcio d'angolo. Di Marco e l'azione prima ha fatto anche un grandissimo tiro dopo dove c'è stato il calcio d'angolo e poi questo gol meraviglioso, perché è veramente una, poi questo da far vedere ai bambini, ha fatto una roba, ha fatto qualcosa di impressionante, ragazzi, di una difficoltà, cioè andate a vedere, adesso non so Fede se l'hai rivisto, come si è coordinato, ma come l'ha colpita, che cosa Filippo? Non so se hai rivisto, tanto che l'Inter guadagna il pallone al limite dell'area di rigore con Lautaro per Turam per Ciala, la chiusura. Poi arriva sulla destra Darmian, l'entro l'area di rigore, ancora per Ciala, posizione di cross morbido, all'indietro per Mkhitaryan, va via due avversari, ancora Mkhitaryan fino in fondo, arriva il cross morbido in mezzo, Turam non ci arriva, arriva Di Marco, che bene, prova ancora in controbalzo di destro, palla alta sopra la traversa, no, ha colpito la palla, la coordinazione l'ha detta giusta Thomas, ma... se andate a rivedere il replay, come ha messo il piede e che effetto ha dato al pallone.
volontario. Sì, sì, ma lui le fa queste cose. No, no, ma questa è una cosa di una difficoltà. Non è che gli è venuto per caso, lui le fa, le prova sempre. Certe volte le tira in piazzale Axum, però certe volte fa dei gol della... stupendi, veramente. È come ha tirato adesso. Adesso è come qua. Adesso, bravo. Adesso mi è arrivata qua. È arrivata in curva, è arrivata da Marcello la palla adesso. Sì, sì, no, ma lui ha il piede, non da difensore. Sì, sì, sì. No, un gran bel gol, senz'altro, però era nell'aria, lo stavo dicendo, non stavo gufando. E adesso è un po' la tua rivincita, no? Questo gol lampo. Certo. Soprattutto adesso. Adesso scommetto ancora di più che nell'Empoli non segnerà. Sì, ma è noioso, dai. Cioè, io tu dovresti segnare, Filippo. Solo tu potresti segnare. Ma che no. Ma io da te, che sei una persona intelligente, brillante, mi aspetto. Ma va bene la provocazione, ma mi aspetto qualcosa di più, cioè ma una variazione del tema, un copione no, diverso. Sta dicendo la verità, però sta dicendo la verità perché non vuoi sentire. Marcello cioè, si mette sta dicendo subito, che segni ancora l'Inter. Io sono convinto certo, che segni anch'io l'Inter. Vedi... Siamo due stupidi. Marcello no, si è reso conto. No, ci anzi, conto che ma l'Inter vince. Ma dai, mi permetterei Inter mai di dirti due cose di l'Inter. Siete persone brillanti, intelligenti. Gioca sul velluto, perché l'Empoli, tutta l'adrenalina, tutta la tensione, anche un po' di fortuna del primo tempo, ormai è scemata completamente. È scemata del tutto. È finita la partita. Finita, basta. Secondo me sì. Finita. Mancano 40 minuti, ragazzi. Anche non giusto 40 però minuti. Però va dato merito all'Inter che ha cercato il gol. Secondo ha il terzo. Saputo anche attendere. Quindi. Lancio lungo di Bastoni a cercare Lautaro. Non difende bene Luperto, che però riesce a rubare poi la palla all'argentino. Inter che rimane in posizione offensiva sulla fascia di destra con questo fallo laterale. Se ne incarica Matteo Darmian. Aspetta l'arrivo di Lautaro, servito, stop di Lautaro, poi in mezzo a due, pallone alleggerito dietro per Michi che cambia tutto sulla sinistra per Dima, pallone no, troppo lungo, troppo alto, ride Di Marco su con Mkhitaryan, pallone veramente impreciso quello di Mkhitaryan. Fallo laterale per l'Empoli, se ne incarica Eboué, zona difensiva di destra, pallone all'indietro per Valukiewicz, ex Cagliari, lancio lungo, colpo di testa. Ancora non ci arriva Frattesi, ma ci arriva Lautaro. Limite l'area di rigore. Lautaro, due dribbling. Lauti, poi cerca Turam sul destro. Fuori, l'ho vista dentro. L'ho vista, forse c'è stata una deviazione. Corner, deviata, eh? Corner per non l'Inter. Qua Turam è bravo perché prova a temporeggiare mamma e il tiro mia, è anche molto bello. Mia. C'è una deviazione di Natica da parte di un difensore dell'Empoli. Bravo Turam, bravo. Corner per l'Inter dalla sinistra. Bravo anche Lautaro, perché ha visto Frattesi fare il movimento, gli stava per dare la palla. Poi c'è stata la chiusura dell'Empoli, non gli ha dato la palla e ha provato a destreggiarsi lì. Poi la palla è arrivata a Turam. Stava cercando anche lo spazio per tirare prima. Sì. Corner per l'Inter dalla sinistra, Çalhanoğlu. Parte il cross di Çala, messo fuori, recupera ancora il turco. Pallone all'indietro per Dima, posizione di cross, arriva il pallone dentro, ancora bravi. Per Çala col sinistro, ancora per Dima che può provare ancora il cross in mezzo, bravi, il colpo bravi, di testa di Frattesi, bene, alto bene. Sopra la traversa, continuano a parlottare Frattesi e Turam che probabilmente non si trovano molto in questo caso e discutono abbastanza. Perché Frattesi sta togliendo un sacco di palle a Turam. Sì. È sempre lì però, è sempre lì davanti Frattesi. Era lui sempre in aria, guardate bene. Lui cerca sempre il gol. Sì. Beh, allora, nelle ultime due partite, gol nel derby e assist per Lautaro, anche se un po' involontario, anzi senza un po', con la Real Sociedad. Dove ha ammesso che tirava in porta, effettivamente. Sì, 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 lui ha sbagliato il tiro. Gli è mancava un assist. Che diceva che l'avesse passata quella palla lì. Però per le statistiche è un assist. Vediamo ora Lautaro, c'è un fallo. Ci vuole coraggio, lo so, Marce, però per le statistiche quello è un assist. Lo so, però per tanto, quindi. Per le statistiche è un assist. Tutto pronto? C'è un fallo a metà campo, c'è però un giocatore dell'Empoli che non sta bene, Pezzella, gli gira un po' la testa, deve aver preso un colpo pure in testa. Pure. Gioco fermo, quindi. La sfiga c'è l'Empoli. Deve uscire. No, devi uscire. Per regolamento deve uscire, ragazzi. Colpo alla non testa. Non ha fatto niente però l'Empoli. No, deve uscire perché ha interrotto il gioco per soccorrerlo, quindi deve uscire. Pazzella dice sto bene, ma deve uscire e rientrare, se lo fa rientrare. Ti aspetti qualche cambio, Filippo? Fra una decina di minuti sì. Sì. Magari Carlos Augusto, i soliti, insomma, Sanchez. Più di Arnautovic, quindi ti sì, aspetti più Sanchez. Sanchez era in ballottaggio per partire titolare oggi.
o invece Thuram, scusatemi, Lautaro ha giocato titolare. Attenzione, ora c'è spazio per Mkhitaryan sulla sinistra, il cross all'indietro per Frattesi, che arriva Frattesi, contrastato ancora da Malè. C'è sempre Frattesi. Sempre, sempre, ogni azione c'è Frattesi, ragazzi, destra e sinistra. Eh sì, ma Frattesi è uno che si inserisce come pochi, eh. Bastoni, dalla sinistra, tocca corto per Dima, ancora Bastoni, tre su di lui, deve tornare indietro. E allora si va su Ciala, alza la testa Ciala, poi dà ancora Bastoni, sempre sulla sinistra, si sovrappone Di Marco che può crossare dal fondo, arriva il cross morbido sul secondo palo, c'è Thuram, prova ad andare via, si era sovrapposto bene Darmiano, gli ha dato la palla a Thuram, gliela dà adesso di tacco, ma Darmiano non la capisce, era molto difficile capire questo pallone, anche se Thuram è stato bravo. Ora Acerbi messo giù, calcio di punizione, qui ci sta il giallo, qui ci sta il giallo, Acerbi l'aveva preso per questo tipo di fallo. Mercenaro invece decide di no, saltato netto, e beh, questo è giallo, ragazzi. Sì. tutta la vita. Comunque Cambiaghi viene graziato in questo caso, calcio di punizione per l'Inter, tre quarti di destra, manca mezz'ora alla fine della partita più il recupero, partita ancora molto lunga, Çalhanoğlu sul pallone, tre quarti di destra, siamo vicini all'out di destra, un metro dentro il campo, vanno a riempire l'area i saltatori dell'Inter, Acerbi, Lautaro, Frattesi, il pallone però è corto per Miki che si può avvicinare all'area, poi cambia tutto per Di Marco, ancora una volta Mkhitaryan sbaglia tutto e fallo laterale per l'Empoli. Brutto questo, però fin qui mi sembra adesso, al di là di tutto, Thomas, sì, che insomma l'Inter è entrata in campo ancora più convinta che nel primo tempo. Sì, tranne i primi 5 minuti, due squadre molto lunghe, però adesso l'Inter è padrone del gioco, è padrone di tutto. Quindi deve come solo... era nel primo tempo, non sì, è che però... è cambiato tanto. Sì, sì, però... cioè, sembra adesso che adesso deve solo gestire. Deve solo gestire, dai. Cioè. Adesso farà qualche cambio, farà rifiatare qualcuno e basta. Poi per il resto ci siamo. Marcello? No, condivido. Cioè. Ma io infatti non è che io sono dalla parte di Vinci, che tutti attaccano, ma dice la verità, nel senso che la partita è fatta dall'Inter, anche dopo l'1-0 c'è ancora l'Inter, non avete rivisto affacciarsi nell'area dell'Inter e l'Empoli? No, e allora? Ecco perché io sono convinto che non finisce nemmeno così, finisce più con più gol, almeno 2 o 3, secondo me. Per Ebuei può provare il cross dalla tre quarti, non lo va a chiudere nessuno, arriva il cross sulla schiena di Carlos Augusto, 9 secondi alla fine, ancora Ebuei, fallo laterale, però ci sono 2 palloni in campo, bisogna ribattere ancora, ecco, con il pallone per l'Empoli. Fischia, è finita, dai, è finita, dai. che fatica, vinciamo 1-0 a Empoli, continuiamo a non prendere gol, nel senso che abbiamo preso un gol in 5 partite, finendo la partita in 10, un risultato che doveva essere un po' più largo, ma che l'Inter non è riuscita ad allargare, però 5 vittorie di fila, 15 punti in classifica, bravi ragazzi, bene, dai. Questa dai. È la classifica, la stiamo vedendo, l'Inter prima, punteggio pieno con 15 punti, subito dopo c'è il Milan a 12, la sorpresa Lecce clamoroso a 11 e la Juve dietro a 10. Poi vediamo oggi cosa fanno per esempio il Napoli e la stessa Roma, perché anche la Roma, insomma, dovesse vincere un po' di posizioni le potrebbe superare. Per il Napoli poi ne parleremo, ma diventa obbligatorio a questo punto vincere a Bologna, altrimenti sei già molto lontano dall'Inter capolista. 1-0, decide il gran gol di Di Marco e poi insomma altre occasioni, ma il risultato non è più cambiato, Thomas. No, vedi, come diceva prima Filippo, le partite vanno giocate fino alla fine, l'Inter ha dominato tutta la gara, però alla fine l'Empoli ha avuto 2 occasioni per pareggiare la gara. E lo so, Marcello, ma dove? Ho capito, ma se la palla, sulla punizione, se gliela dà bene lì, se la possibilità l'unica, che ti... l'unica, ho capito, l'unica, se segna lì che facciamo? L'unica. Finisce 1-1 e poi stiamo a parlare di un'altra l'unica partita. Ma che ne sai? Magari c'è la reazione dell'Inter e va a fare 2-1. Per me l'Inter questa partita l'ha portata a casa tranquillamente. Però alla fine abbiamo sofferto. Tutta sta fatica non l'ho vista. Ho capito, ma cioè, alla fine abbiamo sofferto. Fa 23 tiri a 7. Cioè, no, ma che poi attenzione, è un merito quello che sta dicendo Marcello. Sì, va bene, Marcello, quello che vuoi.
però le ultime due azioni dell'Empoli sono state pericolose, ma ragazzi. No, pericolose, pesante. Se entrano lì, poi stiamo parlando di un'altra, parliamo di un'altra partita. Quindi va bene così, comunque va bene. Diciamo che è impossibile in una partita non concedere niente all'avversario, qualcosina succede. No, ho capito, è vero, però se tu glielo concedi sul 3-0, chi se ne frega se glielo concedi. Se tu glielo concedi sull'1-0 al 90esimo o al 91esimo, che poi non c'è neanche più tempo. Ma qual è stata sta grande occasione? Non se la ricorda nessuno. Quella è la grande occasione. L'avete vista solo voi due, l'avete vista. Ma non è, ma non stiamo parlando di occasioni clamorose, stiamo parlando di possibilità di dell'Empoli magari di poter fare un gol, ok? Se tu sull'una, ma basta un episodio, cioè, ma basta una cavolata, basta un errore, basta un calcio d'angolo, basta qualunque cosa. Non c'è stata la possibilità, l'unica perché è non averla chiusa, certo. Ma le partite vanno chiuse, dovevi fare il 2-0 e poi a quel punto era diversa la situazione, le partite vanno chiuse. Io mi ricordo dove sempre sta sofferenza. Io vorrei capire sta sofferenza che vedete Marcello, voi, che gli ultimi 5 minuti dell'Inter non è uscita dalla sua area. Ragazzi, ma guardiamole bene. Sì, è vero, aveva sempre la palla all'Empoli. Cioè, è stata sofferenza. Io lo so che partita tu hai visto. Questi 5 minuti e gli 80 minuti di... Ma San lascia stare, sto parlando dei 5 minuti finali, che se mi pareggiano, cosa facciamo? Di che cosa parliamo? Siccome alla fine il risultato è quello che conta, tu puoi dominare... L'Inter oggi ha giocato bene, cioè l'Inter ha giocato bene oggi, ma tu puoi dominare 95 minuti, non fare il secondo, prendere il primo, poi nessuno parla del fatto che hai dominato l'anno scorso, no? Per certo, ma nessuno parla del fatto che hai dominato. Non è successo. Io mi ricordo Inter Bologna, il primo anno di Conte, l'Inter vince 1-0, il Bologna è in 10, c'è il rigore per l'Inter, l'Inter sta stradominando, rigore per l'Inter, Lukaku lascia il rigore a Lautaro, Lautaro lo sbaglia, l'Inter perde in casa 11 contro 10, 2-1. E aveva dominato ed era 11 contro 10, ha subito due tiri in porta. Io ricordo il Milan con la Roma l'anno scorso 2-0, ha stradominato la Roma, non ha superato la metà campo, al 90esimo era 2-0, due calci di punizione 2-2, e non parliamo di cifre, parliamo di partite di calcio, perché le partite di calcio sono così. Cioè, quindi, vale lo stesso oggi, per l'Inter con la Roma l'anno scorso, quindi, a San Siro vince 1-0 con gol di Marco, mi pare, sta stradominando, due calci piazzati, un autogol e un gol di Smalling, e la Roma vince a Milano 2-1 tirando in porta una volta. Quindi il calcio, quindi oggi, è così. Oggi è andata di culo, cioè nel senso, ma avete vinto, Marcello, è Marcello, Marcello, non è questo. Se ci vuoi capire, capiscici. Se non ci vuoi capire, io ho visto un'ottima Inter. La stiamo dicendo tutti. Lo stiamo dicendo tutti, Marce, che è stato un Inter che ha dominato, però hai tenuto in bilico la partita e magari gli ultimi 5 minuti ti spaventi. Tutto qua. Paolo? Inter in assoluto dominio dall'inizio alla fine, è fisiologico che negli ultimi 3-4 minuti ci sia una reazione dell'Empoli disperata. La preoccupazione è anche giustificata, perché una partita doveva vincere. Ma Paolo, che reazione è stata? Dai, no, Paolo, reazione soltanto di nervi, perché non ci sono state occasioni concrete. Però non c'è dubbio che il rischio ci poteva essere. Un tiro ripallato. Allora, scusa Thomas, chiudo io, poi non parlo più. Ma io vi aspetto al varco, 1 e 1-2, alla prima partita della Juve e del Milan, che è 1-0, al 90esimo contro il Verona o contro il Cagliari, che la dominano, e mi dite però attenzione perché non l'abbiamo chiusa, vi ribalto. Però scusa, uno là da Torino, questo qua da Milano, che vincete voi, siete più bravi di voi, ma prego collega, vinca lei la causa. No, scusami, tu stai interrompendo nel momento in cui io sto iniziando a parlare, quindi non puoi sapere, non sappiamo dove volevi arrivare. Ma sei parlato fino adesso 95 minuti, non so cosa stai dicendo. Ti sto dicendo, è fisiologico che negli ultimi minuti ci sia una reazione da parte della squadra soccombente, perché spera una fortuna qualsiasi, un rimpallo qualsiasi, perché possa succedere. Se sei 2-0 chi se ne frega, se sei 1-0 invece non no. Non aver chiuso la partita, ma infatti non aver chiuso la partita non è un titolo di merito. Un Inter di questo livello che ha dominato la partita dal primo al 90esimo, non al 95esimo, che nel recupero è tutto successo, non c'è dubbio che può, per un accadimento sfortunato, un giocatore si infortuna, un tiro deviato, un autogol, stava succedendo, una follia, non stava succedendo. Come no? Ma questa, ragazzi, ma voi, scusami, Filippo, le partite come le guardate? Questa è la differenza fatemi mia capire con Thomas, perché no, Thomas ha visto dei danni, ha visto io guardo attentamente la gara. Scusami, Paolo, hai visto dei demoni che non c'erano. No, allora io guardo attentamente la gara. All'84esimo c'è una punizione per l'Empoli, dove mette una palla che sorprende la difesa dell'Inter e Carlos Augusto va a levare questa palla da là.
Su Baldanzi. Sì. Ragazzi, è un'azione pericolosa o no questa? Ma era qui? Un tiro, io come Federico ti ha anticipato, si vedeva da qui, ma... avrebbe già parato Sommer. Vabbè, allora no, Cosello sì, di poi... Non abbiamo la certezza, no, io ho detto dal replay sembra che poi... Dopo ieri non abbiamo la certezza di dire. Guarda che ha fatto una però diagonale io sto dicendo che l'Inter ha fatto una bella partita. Ma questo l'abbiamo detto tutti da mezz'ora che lo diciamo, per l'amor di Dio. Può succedere, ci sta questo, non l'ha chiusa, però per rispondere... che faceva riferimento al Milan o alla Juve in questo caso, il Milan ieri non ha fatto una bella partita, però alla fine ha tenuto in pugno la situazione in questo modo, il rischio poteva esserci di un Verona che a tratti però allora qui vale quello che diceva Filippo, certo, cioè quindi certo, Verona certo, poteva... Certo. Adesso ma che un ha finito attimo, di gufare, ma magari fa un ragionamento sensato. No, però Milan, voglio dire... La partita del... La partita farà 8 punti, farà 8 vittorie, questo ancora, posso assicurarlo. Marce, il Verona ieri ha tirato in porta una volta. Scusami, ma la partita allora potremmo fare il confronto con la partita di oggi dell'Inter con quella del Milan di ieri. Ieri ha subito il Verona. Non è un confronto, il confronto è sul risultato, 1-0, 1-0. Ma sulla prestazione il Milan ha subito. Sulla prestazione è meglio l'Inter oggi, mentre invece l'Inter no, l'Inter no, l'unica occasione che ha avuto l'Empoli è stata la punizione di Ranocchia, l'unica occasione che ha avuto. Esatto. Da calcio da fermo, tra l'altro, le altre occasioni non le ho viste. Non so, Thomas dice che guarda con attenzione. Non certo, so, io ma guarda la bene l'80%. Ma quale paura, Thomas? Scusa. Ma scusatemi. Un calcio di punizione dal limite dell'area sorprende tutta la perché si aspettavano il tiro in porta. Perché questo è stato. Gioca una palla filtrante in mezzo, arriva Carlos Augusto, fa una bellissima diagonale e stoppa il pallone. Se passa quel pallone di Baldanzi, non so come va era a finire. Era diretto lì in porta, era lento, lentissimo. Almeno io non l'ho letta così, poi voi non so come allora, vedete può essere passato, pericolosa. E non è passato. Sì. Fosse ma... passato, allora dicevamo che era un'azione pericolosa. Non è passato. Ma è stata un'azione pericolosa, però. Ma no, non si sono creati presupposti. C'è stato anche Carlos Augusto. C'è stato anche quell'1-2 al limite dell'area di rigore con destro che tu hai detto se la colpo tocca un po' meno, ho sbagliato il tacco. Esatto, cioè, anche lì. Se tu ti arretri, sei in 10, fai fatica, Filippo, eccetera, e loro comunque non hanno più niente da perdere, vogliono il gol in casa, che non hanno ancora fatto un gol, certo. Può capitare una deviazione, un colpo però di però lì stiamo molto indietro, di fortuna. Siamo mi fa ridere Marcello perché si sta sbellicando. No, perché lui l'azione cioè, deve ti essere ricordi conclusa. Quell'occasione, no, ti ricordi quell'altro, l'altro che gli dice pure, sì, è vero, quella lì sai cos'è? Se l'azione non viene conclusa, allora non serve, no? Comunque è una situazione pericolosa, deve toccarla al portiere. Tu hai vissuto emotivamente la partita in una situazione psicologica diversa da quella di Filippo che la stava commentando, quindi aveva una certo, visione più diretta. Sono attento e vedo quello che ma succede. Ma scusa, se ti capita una roba come quella di Gatti ieri, che dal nulla fa gol nella sua porta per decidere che ha bisogno di fare gol. Sommer sta inchiodato in porta. Se ti capita una roba così, l'imponderabile. Cosa fai? Pavardo, però non ha tirato in porta 90 minuti. Però, vabbè, ma io, vogliamo dire un attimo che se c'è un unico difetto da fare all'Inter che ha fatto pochi tiri nello specchio della porta rispetto ai tiri che ha fatto? Un po' imprecisa, dai, diciamo imprecisa. Così, imprecisa sotto porta. Sì, ecco. Ma ci sta. Cioè, vogliamo paragonare la partita che ha fatto il Sassuolo ieri con la Juve con quella che ha fatto l'Empoli oggi con l'Inter. Cioè, vogliamo paragonare la partita che ha fatto il Sassuolo con quella che ha fatto l'Empoli. Non è che voglio difendere Filippo, però lui parlava di Gatti, non della partita del Sassuolo. Lui dice... Gatti, appunto, ma Gatti però... Cioè, perché Gatti arriva a fare quell'errore? Perché tra l'altro la Juventus era già sotto, stava subendo, ha fatto un mucchio di errori... Spiegazione sull'errore di Gatti non c'è, non la puoi trovare no, neanche no, dopo tu, c'è, dopo, la spiegazione c'è. Dopo me la dici. Allora, adesso andiamo in pubblicità, rientro, completiamo il discorso Inter, di up and down, voglio parlare anche di Arnautovic perché si è fatto male, poi ovviamente aspettiamo Inzaghi in conferenza stampa. Quando dicevamo nel mercato, quando quest'agosto dicevamo Arnautovic arriva, guardate la cartella clinica di Arnautovic. Adesso ne parliamo. Ma saranno scemi, ma sarà scemo, ma Marotta sarà scemo. Ne parliamo. Allora, rieccoci, commentiamo ancora l'Inter, la vittoria sull'Empoli decisa da un gran gol di Di Marco, perché poi in tutto questo non stiamo parlando dell'uomo che l'ha decisa, gol stupendo. E... nota negativa della giornata, Arnautovic che entra e si fa male, e forse insomma Filippo non sappiamo ancora l'entità. Però vedendo così un po' le immagini la sensazione è che sia una cosa abbastanza lunga. Sì, allora mi ha mandato un messaggio Francesco Monfanti, mi dice che per Arnautovic è distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Distrazione, cosa vuol dire? Secondo me è molto generico, nel senso non che si è uno ma sicuramente è uno stiramento, oh, ma si è visto da quello che dal movimento di Arnautovic. Arnautovic fa uno scatto, a un certo punto gli si
gli si stira qualcosa, speriamo che sia uno stiramento. E poi bisogna capire muscolarmente come è messo Arnautovic. 2-3 settimane? Forse di più, forse anche un mesetto ci vuole. Sì, Beh, lui pesa anche tanto ed è ragazzi, anche bello grosso. Distrazione femorale, perché il femorale è dietro, femorale, quindi ci vuole un mesetto col recupero. È un po' lunga secondo 3-4 me. 3-4 settimane, diciamo. Quindi diciamo che se ne parla sicuramente dopo la sosta di ottobre, vediamo poi quando. Non so, insomma, è vero che adesso c'è Sanchez, quindi... Molto bene Sanchez, esatto, ragazzi, oggi... molto bene, mi è piaciuto. Però è entrato ti viene in partita... a mancare l'alternativa a Thuram e Lautaro, che era... È entrato con uno la fame. Sanno sempre Sanchez, uno che sta sempre bene, no. Sì, effettivamente anche lui ne ha avuti dei problemi, anche no, se non mi ricordo l'anno scorso a Marsiglia, credo pochi, ha avuto una buona stagione. Ma anche l'anno prima lì. Perché bisogna sempre parlare bene di Marotta e Ausilio, cioè che sono bravi, non se nessuno dice niente. Ad esempio Thuram per me è un colpo straordinario. Thuram hanno preso un giocatore che io non immaginavo che fosse così forte, tecnico, completo, per me più forte anche di Lukaku. In prospettiva, però quando fanno gli errori bisogna dirglielo. Ma Arnautovic cosa l'hai preso a fare? 10 milioni, lo diceva prima anche Filippo, 10 milioni, uno con quella cartella clinica lì, cosa te lo vai a prendere per 10 milioni? Sanchez, uno che è sbattuto fuori, lo riprendi, che sai benissimo che ormai è a fine corsa, non vuole più nessuno, non lo vuole più nessuno, e adesso ti ritrovi con Sanchez come alternativa a Thuram e Lautaro. Quindi cioè, degli errori li fanno, bisogna anche dirglieli. Alcune volte fanno degli ottimi acquisti, altre volte fanno anche degli errori ma enormi. Cioè, però, questo di Arnautovic lo si sapeva, era scontato che Arnautovic avrebbe avuto problemi, era scontato. Però Marcello, Sanchez è entrato le due gare che ha giocato, le ha giocate bene, è entrato con la fama, sì, con la voglia giusta e con la concentrazione giusta. Gioca 10 minuti, gioca 10 minuti. Però quando entra all'Inter serve appunto qui per questo. Adesso che si è fatto male Arnautovic, credo che avrà minutaggio Sanchez. Vabbè, certo. Forza, no, più che altro ti viene a mancare. Sanchez, io sono abbastanza tranquillo, a me è sempre piaciuto. Quando è andato via, l'anno in cui è andato via, l'anno scorso, era reduce da una grandissima stagione. L'anno scorso ha fatto 18 gol bene, col anche Marsiglia, ragazzi, ha giocato tanto. Sanchez, sinceramente, io sono contento che sia tornato, mi era dispiaciuto che è andato via. Ed è sicuramente un upgrade rispetto a Correa. Su Arnautovic, io ho dei dubbi, non tanto sul discorso fisico, perché l'anno scorso è stato fuori qualche partita, ma ha giocato 20 partite perché molte non le ha fatte giocare Thiago Motta quando lui è tornato. Ma proprio a livello di come incastrare Arnautovic in questa squadra, che è una squadra molto di movimento, molto alla ricerca degli spazi, non lo so, cioè, è vero che ti mancava un attaccante con l'addio di Lukaku e di Dzeko, un attaccante fisico, sì, alto, però boh, non lo so, cioè, non mi ha mai convinto a livello tattico più che tecnico è bravo, cioè a livello tecnico è un ottimo giocatore, proprio non so come lo si inserisce. Adesso comunque è una tegola, perché insomma un attaccante in meno in un periodo in cui devi giocare campionato, Champions, infrasettimanale di campionato, e averne uno in meno in attacco devi far fare gli straordinari agli altri. Adesso fino alla sosta, Paolo, aiutami tu, sì. Ci sono ancora due di campionato, uno poi la Champions, poi un'altra di campionato, no? Basta. 4 partite, poi hai la sosta. Diciamo che magari a quel punto lui rientra. Non hai più infrasettimanali, ma è la Champions, a raffica peraltro, perché fino al 13 dicembre poi devi fare tutto il quattro partite di Champions, tutto il girone. Per tornare ad Arnautovic, a me è sempre piaciuto, chiesi spiegazioni. Maldini lo voleva, chiesi spiegazioni a Thiago Motta dopo Bologna-Milan dell'1-1, quello fra le due partite con Napoli, in cui giocò in Milan con 11 riserve. E lui stizzito mi rispose, ma è quasi sempre infortunato. Così ti disse Thiago Motta. Testualmente, il 16 di aprile. Però secondo me... Aveva ragione. Sì, però aveva ragione, ma era anche lui aveva preso di punta, non lo amava Arnautovic. Io la domanda la feci per questo motivo, perché volevo provocare una giustificazione comunque, diversa. Comunque vi do questa chicca, non ve la volevo dire, ma ve la dico. Arnautovic è stato preso perché l'anno del triplete non giocò mai e l'Inter fece cose stratosferiche. Quest'anno è stato preso come portafortuna, ecco, ve lo dico subito. Un portafortuna costoso. 10 milioni per un portafortuna. 10 milioni. Ci sta Marcello. Ti piace Marcello? Cioè, l'Inter che poi, no, ma l'Inter che poi è messa bene a livello di bilancio, può permettersi anche di prendersi un ciondolino portafortuna da 10 milioni. Sì. Beh, anche il tuo non è messo benissimo. Zang inseguito da tutti i tribunali del mondo, però può, si permette anche il tuo non è messo benissimo, anche il tuo presidente è stato inseguito parecchio, Sì, certo. Però gli acquisti li avete fatti negli anni, anche a 80, non a 10.
anche a 80, non a 10. Comunque Cina e Regno Unito sono i tribunali che non seguono, Italia. Comunque oggi c'è la notizia di Investcorp che sembrerebbe molto interessante all'Inter. Non so se ti risulta qualcosa di questo, Filippo. Ciclicamente viene fuori che c'è qualcuno interessato che offre miliardi su miliardi, poi ciclicamente se ne parla per un mese e poi non se ne parla più, uno smentisce, l'offerta non arriva. Ma nell'imminenza di maggio, quando deve pagare il debito, può vendere. E quest'anno scade il prestito, sì, no? Sì, ma sì. Guarda che scadeva già, poi l'hanno rinnovato. L'hanno rinnovato, però ci sono interessi maggiori. Vabbè, ma ho capito, ma ragazzi, ma quando noi parliamo di finanza, dobbiamo metterci in ordine di idee, che non capiamo una cippa. Quindi se fanno delle cose, probabilmente loro sanno meglio di noi cosa fanno con i soldi, con gli investimenti, con gli interessi. Debici. Però quindi probabilmente noi quando parliamo di questa cosa qua siamo anche leggermente ridicoli nell'avventurarci in delle cose che non conosciamo, perché se qua c'è un esperto quindi di marketing e di economia aziendale con i bilanci sotto mano che me li sa spiegare, io ascolto, ma se no parliamo molto in generico. Sui tribunali ha ragione. Ma io sono d'accordo con te, se arriva l'offerta alta che soddisfa Zhang vende, probabilmente questa offerta non è ancora arrivata e magari a lui conviene rifinanziare. Comunque, con un tasso alto, se no venderebbe, Filippo, no? Da ignorante in materia, come siamo tutti in finanza, possiamo dire il buon senso di Zhang vuole essere quello di guadagnarci qualcosa dall'Inter. Se la vende a un miliardo paga i debiti, sono 900 milioni, quindi lui vorrebbe venderla a 1,3, 1,4, 1,5. Questo è un ragionamento che facciamo noi, come possiamo fare quando andiamo a prendere al supermercato dagli scaffali della spesa, questo costa questo, li risparmio. Ma il su quello della serva qua è questo, stiamo parlando di alta finanza, stiamo parlando di una cosa che noi non capiamo. Io dico, se a Zhang dovesse arrivare un'offerta che gli serve per rientrare nel debito, pagano il debito che ha lui con l'83, qualcosa? E ce la vende, siccome non l'ha ancora venduta e rifinanzia il debito, lo fa probabilmente perché se no ci perde a venderla a una cifra più bassa. Io vado a logica. Ma è questo, ho appena detto questo. Appunto. Se gli offrono un miliardo, deve pagare 950 di debiti. Ok, e appunto, quindi tu mi dici gli scade il prestito. Probabilmente se non la vende perché gli conviene rinnovare a un tasso più alto. Comunque Investcorp era stato molto vicino al Milan. Quindi è un fondo che vuole entrare nel calcio e in particolare in quello italiano, per cui potrebbe anche essere, insomma, questa volta una notizia attendibile, credibile. Facciamo gli up and down, Filippo. Io ammetto che non lo so, io non sto dicendo è una bufala, non sto dicendo quello assolutamente, io non lo so, però so che ciclicamente ogni anno in questo periodo tra settembre e novembre esce e poi esce anche verso marzo-aprile. Quelli sono i due. Il famoso fondo arabo. Sì. Ma Investcorp non è la prima volta che viene fuori come nome. No, era stato accostato al Milan sicuramente. Ma anche all'Inter. Poi anche all'Inter. Facciamo gli up and down, così chiudiamo la pagina su Empoli-Inter. Allora, per quanto riguarda gli up, ovviamente Di Marco, perché vabbè, cosa mi si fa? Gli do 8 perché gioca benissimo. Avanti e indietro continuamente, propone ai compagni, li fa inserire, si allarga, si accentra, crossa, un moto perpetuo. Di Marco secondo me in questo momento è uno dei due o tre migliori laterali sinistri del mondo, cioè non vedo, fa un gol che è difficile anche da descrivere e spiegare, gli do 8. Decide la partita, 3 punti grazie a lui. Poi mi è piaciuto molto Mkhitaryan, soprattutto nel secondo tempo, al di là di un'ingenuità a metà campo che poteva costarci cara per eccesso di, e gli do... C'è un terzo poi che devi mettere per forza. Aspetta, voto Mkhitaryan, Filippo. 6,5 a Mkhitaryan. 6,5 per Mkhitaryan, lo dico per la nostra regia che sta compilando. Io ti proporrei Pavard. No, e poi metto Çalhanoğlu 7, perché in mezzo al campo lui fa girare la squadra, è su tutti i palloni, è in tutte le posizioni, sradica palloni, li chiede, costruisce... Çalhanoğlu 7, è imprescindibile quindi. Per questa squadra, quando è mancato 3 giorni fa si è sentito parecchio. E per quanto riguarda i down, mi dispiace per Arnautovic che si è fatto male, però è entrato, è inciso poco, non voglio infierire, però devo giudicare la prestazione fino a quel momento. Non ti stava piacendo comunque al di là dell'infortunio? No, 5,5 perché voglio dire anche ha avuto poco tempo, però quando entra uno così mi aspetto un pochino di più. Poi un paio di cose carine le ha anche fatte, un paio di passaggi per Barella filtranti, qualcosa di quello che ha fatto vedere, ma mi aspetto di più. E poi ma in realtà gli altri mi sono piaciuti tutti, cioè sul 6 non ho visto qualcuno che ha fatto più fatica di altri. De Vrij è entrato abbastanza bene,
Acerbi ha tenuto un buon rendimento, Bastoni abbastanza bene, tutti sui 6. Darmian più o meno... Carlos Augusto però io gli darei 8 perché ha sventato quella clamorosissima occasione da gol. Bravo, vedi che sei stato attento, dico, io gli darei 8, migliore in campo. Ha salvato l'1-1. Lui è Sommer. Sommer la parata su Ranocchia, quindi gli darei 9. Molto per i fotografi la parata. E poi 8 a Carlos Augusto per aver anticipato la possibilità. Sai, fatto una grande diagonale. Tu ricordi quando dicevano parata plastica? Per i fotografi si diceva. No, dico che a Marcello. Però lì mi sembra che abbia fatto una bella parata perché se non faceva la parata plastica entrava. Comunque a Marcello va di fortuna che lui non fa le cronache della Juve e quindi non mi ha ospite mentre c'è la Juve che gioca, perché altrimenti gli renderei pan per focaccia, perché io sono ormai 3-4 anni, adesso non lo so quante volte è fisso ogni volta a vedere l'Inter insieme a me, che adesso non so se sono 3 anni, 4 anni, sono sempre troppi. Ne avete viste parecchie di partite dell'Inter tutte insieme, io so già che quando fate gli ospiti. Ma perché c'è l'Inter Club 7 Gold che mi mette l'Inter Club, di cui sono presidenti e vicepresidenti Semenza e Patitucci. Loro mi inseriscono ogni volta quando c'è l'Inter, perché vogliono che io goda di questo spettacolo che vedo. C'è un disegno di una squadra tosta. Adesso gioca con l'Inter. Sì, ma quando inizierà dirà: avete già vinto, è facile, siete troppo superiori in casa. Questo non lo so, Filippo. Devo vedere la partita. Siccome mi chiameranno, sicuramente. Ma Empoli-Inter l'hai detto al quinto minuto. Devo vedere la partita. L'hai detto al quinto minuto. Hai finito di mangiare, sei entrato in onda. Inter-Empoli. Scusami, Inter-Sassuolo. Mercoledì. Aspetta. Ce li ho anch'io. Non ci sono. Cavolo. Vedi, Inter Sassuolo te la puoi vedere tranquilla. Ragazzi, mi devo fermare. No, ci sono giovedì. Giovedì. Fatti cambiare. Genoa-Roma.